Fabio Mechini, siamo a Bergamo, è da poco finita la semifinale di Coppa Italia di Serie A2, ha vinto la Calogna Agnelli Bergamo con il risultato di 3-0. Fabio, un commento su questa partita, è durata 1 ora e 25 minuti, primo set ai vantaggi e poi Bergamo ha giocato una grande pallavolo. Qual è il tuo commento su questa gara? Complimenti a Bergamo, hanno fatto un'ottima partita. Noi siamo stati poco lucidi nel primo set, che come ci è successo anche in altre partite, vedi Alessano avanti, sembrava avere messo in cassaforte il primo set, invece no, a 25 si vince il set, noi non siamo ancora capaci di arrivare a 25 come arriviamo a 23, e quel primo set ci ha un po' tagliato psicologicamente le gambe per il secondo, dove siamo stati molto imprecisi, molto meno lucidi, e il terzo anche siamo arrivati a lottarcela anche lì, ma ci è mancata quella lucidità e quella voglia magari di chiudere nei momenti importanti la partita. Per cui complimenti a Bergamo, meritatissima, e noi usciamo da questa Coppa Italia in una nota positiva con un giocatore in più nuovo e abbiamo visto che si è già ben inserito nel gruppo. Per cui avanti, tanti auguri a tutti quanti e testa subito a Santa Croce, perché sarà importantissimo andare con la testa che abbiamo lasciato a Corte Azzurrina a Santa Croce. Ormai il campionato, sappiamo che l'obiettivo è il primario, assolutamente non possiamo permetterci di sbandare a Santa Croce. Ecco, Boswinkel ha giocato subito, 13 punti per l'ex giocatore di Bolzano, e poi dicevi, ricordavi che il campionato non si ferma, il 26 si gioca in trasferta, un derby molto delicato, il 30 si gioca ancora, poi il 3 gennaio, quindi un periodo intensissimo questo di impegni per l'Ema Villas. No, dobbiamo tornare noi a pensare una partita alla volta, adesso si deve solamente la partita di Santa Croce, poi quel che dopo verrà ce lo dirà il calendario, però la testa ci deve proiettare solamente a Santa Croce, come abbiamo fatto fino adesso, per cui le possibilità ci sono, abbiamo dimostrato che possiamo giocare molto meglio di stasera, perlomeno anche più a lunghi tratti, e allora via, si torna a pensare al campionato e ancora è lungo, è tanto lungo da giocare.